Secondo giorno di tamponi a tappeto nelle scuole a Teramo per 11.000 studenti teramani. Nella prima giornata di screening di massa sono stati eseguiti 2.600 test e accertati 5 positivi. Alta ed ordinata l'adesione dei ragazzi in tutti gli istituti scolastici. Al Delfico, per esempio, i tamponi vengono effettuati in aula magna, nel pieno rispetto del distanziamento. Un esempio da replicare sull'intero territorio abruzzese, grazie al coordinamento delle istituzioni locali, presidi e protezione civile. Sappiamo perfettamente quanto la Giunta regionale abbia puntato su questo screening, sullo screening di massa che è iniziato con la popolazione e che in questo momento sta riguardando anche la popolazione delle altre province, e ovviamente in occasione della riapertura delle scuole abbiamo voluto dare una particolare attenzione anche grazie all'interessamento dei sindaci che in questo caso, anche in questo caso, sono fatti parte diligente di questa iniziativa per approfondire lo screening sulla popolazione studentesca. Il Presidente della Giunta ha deciso di affidare a noi il coordinamento di questa campagna di screening, perché è una, diciamo così, un'attività molto complessa, no? Che ovviamente coinvolge tante figure, no? Le figure sanitarie, le figure, gli amministratori, i volontari di protezione civile che ci danno una mano, e tutti i volontari delle altre organizzazioni che in tante maniere danno il loro contributo. L'obiettivo principale dello screening di massa nelle scuole è quello di individuare i positivi asintomatici. Gli studenti teramani ne sono consapevoli e si sottopongono ai tamponi con tanta disciplina. Posso dire con molta soddisfazione che i ragazzi hanno aderito quasi in massa allo screening, con uno spirito molto positivo, veramente di grande consapevolezza dell'importanza sia dello screening, quindi anche del momento che stiamo vivendo. Quindi non solo hanno aderito in massa, ma lo stanno facendo anche con ordine, disciplina, rispettando le regole e l'organizzazione che abbiamo dato, come potete vedere anche qua attorno. Quindi devo dire che siamo veramente molto ma molto soddisfatti. Quanti ragazzi testerete in questi due giorni? Io parlo per me e noi accogliamo poco sopra i 400 alunni in questi tre giorni qui, per quanto riguarda il nostro liceo scientifico e il nostro liceo coreutico.